tre punti fondamentali per la stagione. Cosa manca in questo momento alla Juve? Un po' di precisione tecnica oppure un po' di condizione fisica? Entrambe, stasera c'era molta pressione sulla partita perché era un'andata e ritorno, venivamo da due partite dove abbiamo lasciato un bel po' di punti per la strada, anche immeritatamente, diciamo, però il calcio è questo e alla fine che cosa conta? Il risultato. Stasera siamo stati bravi dal 20° in poi e fortunati nell'ultimo cross dove lo Sporting ha rischiato di pareggiare la partita. Quindi ora bisogna pensare al campionato e poi tuffarci nell'incontro di ritorno a Lisbona che sarà fondamentale. Infatti un cambio l'ha cambiata la partita, Dudu la scosta dentro, il cross per Mandzukic. Ma era un'idea che avevo anche domenica, era meglio se la facevo sabato, quando a un certo punto li volevo invertire perché Dudu a scossa di 4 aveva un po' più di difficoltà a sinistra e si lavora meglio. Quanto pesa questa vittoria nella costruzione di questa nuova Juve, mister? Ma non è questa nuova Juve. Il calcio è bello perché dopo le partite, a seconda di com'è il risultato, si dà un'opinione e si dà l'altra. Io devo valutare le prestazioni. La Juventus ha fatto una bella partita a Bergamo, giocando una bella partita, dove ci sono stati gli errori, dove c'è stato un errore finale su un dischetto di rigore, e con la Lazio ci sono stati 8 minuti di blackout. Poi anche lì c'è stato un rigore sbagliato alla fine. Comunque sì, la prestazione non sarebbe cambiata perché gli 8 minuti di blackout con la Lazio l'abbiamo avuti. Stasera la squadra ha fatto risultato, ma la prestazione va migliorata rispetto alle due precedenti. Però stasera era importante vincere perché poi tutte le partite non sono uguali e hanno una valenza diversa e soprattutto hanno un peso diverso. Sono delle partite che hanno più peso, è difficile anche giocare meglio. La prestazione di Sturaro. Ha fatto un bel primo tempo, poi il secondo tempo è entrato, ma quando si gioca a calcio bisogna avere coraggio, bisogna andare, bisogna spingere. Sturaro non si è ancora calato bene in quel ruolo, però lui sa benissimo che da terzino può fare un certo tipo di carriera, altrimenti a Milano ne fa un altro. Cosa le ha detto questa sfida, mister? Sempre. È semplice, stasera loro hanno fatto una partita difensiva e noi abbiamo fatto una partita più offensiva. A Lisbona sarà una partita completamente diversa, perché loro dovranno per forza cercare di ribaltare il risultato. Grazie.